Buongiorno a tutti, ben arrivati. Oh, ma proprio passa la settimana, questa settimana passa velocissimo, già è mercoledì, cavolo. Allora, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Benissimo, allora, un attimo che guardiamo chi c'è, siamo tutti, siamo tanti. Perfetto, allora io direi che lasciamo correre un attimino il disclaimer, da bere non c'ho più niente, vabbè, non importa, un attimino che facciamo correre il disclaimer, poi partiamo. Leodollo, ora vediamo tutto, tutto, tutto. Perfetto, buongiorno anche a te, ben arrivato. Bene, io direi di togliere il disclaimer, ci liberiamo del disclaimer e via. Allora, tanto grazie a quello che mi avete scritto, chi mi ha scritto, poi chi mi ha scritto lo saprà, dei webinar di ieri e dei webinar comunque passati negli ultimi due, tre, nell'ultimo mese e mezzo, 2 mesi, diciamo, i webinar sono di un contenuto didattico veramente, ma veramente, lo dico io perché se lo dico io vuol dire c'è un motivo, perché so quando un webinar vale la pena caricarlo nel blog. E ha un contenuto al minimo, minimo sono 10 minuti di contenuto che vale la pena vedere. Ok? Bene, quindi anche quello di ieri molto, molto ha molto significato. Puoi seguire anche alla regola quello che viene detto, quello che viene fatto, perché alla fine, se no, non ha senso. Non ha senso fare trading se si guarda un webinar o si segue una struttura di analisi e poi però si fa di testa propria. Non è tanto, non è buono, diciamo. Ok, euro-dollaro, partiamo dall'euro-dollaro ciclico, visto che ieri avevamo una ripartenza di un ciclo 2 su H4, un ciclo 1 sull'H1, quindi H4 eravamo qui, però dopo un ciclo 1 ribassista, quindi è da aspettarsi un ciclo 2 ribassista, a meno che questo non sia una X o un ciclo singolo, ok? Vediamo che l'abbiamo fatto finire qui su questo minimo qui, anzi sul mio precedente, devo dire, vabbè, la stessa cosa. E qui partiva il ciclo 2 che, vedete che il tempo è anche tirato, potrebbe ripartire qualcosa, però devo ritornare qui in alto a 126 pips, quello è il problema. Il problema è che deve ritornare qui in alto per partire una nuova distribuzione. Allora, io devo sempre distinguere una cosa. Alla mattina quando io mi sveglio, devo capire, è oggi long, è oggi short. Questa è la cosa che praticamente, questo dovrebbe essere una L, è la cosa che praticamente alla mattina c'è questo dilemma, long o short, long o short. Bene, io devo capire che se devo andare long, devo rompere il massimo, se devo andare short, devo rompere il minimo. Ok, questi sono i due punti base. Benissimo. Però, grazie del maestro. Allora, però, per arrivare a rompere il massimo, quanto spazio c'ho? Per andare a rompere il minimo, quanto spazio c'ho? Quindi già qui passa l'idea che è più semplice, anzi è più probabile, semplice non è, è più probabile che io vada a rompere il minimo che vada a cercare un nuovo massimo. Quanto dista dal massimo? Esattamente da qui. 100 pips, ok? 95, ok? Quanto dista dal minimo? 30. Già c'è una differenza, un terzo praticamente, no? Quindi a questo punto io devo capire, io derivo da cosa? Sono le domande che uno si deve fare. Io derivo da cosa? Derivo da questa salita, discesa, salita, discesa nuovo minimo, salita, discesa nuovo minimo. Massimi decrescenti, minimi crescenti, giusto? In questo caso minimi decrescenti, ma sono minimi crescenti, si possono dire in entrambi i casi, va bene anche dire minimi crescenti perché crescono sui minimi, comunque decrescenti anche questi, va bene? Quindi qui io mi aspetto praticamente se io dovessi andare a fare un nuovo massimo, devo andare qui sopra e dovrei interrompere la sequenza dei massimi decrescenti. Quindi probabilmente potrei anche aspettarmi una cosa del genere. E poi scendere di nuovo. Quindi in ogni caso lo stop loss rimane questo. Allora, adesso a scegliere l'idea di andare long, andare short, non è che sia facoltativa la parola, ma io posso andare long, posso andare short. No, devo capire veramente in anticipo come mi devo muovere. A questo punto su H4 sono in un ciclo 2,
Oppure è finito qui il ciclo 1 singolo, che non mi pare, quindi mi aspetto una cosa del genere. Va bene? Allora, l'effetto che abbiamo adesso in questo punto di mercato è un effetto che arriva dal daily. Perché? Togliamo i disegni. Perché l'effetto io lo devo vedere dal daily. Allora, dal daily io ho comunque abbandonato la resistenza. Ho abbandonato il minimo, ho cercato di andare di nuovo sulla resistenza, sono tornato giù, quindi ho fatto anche un minimo decrescente. Ok? Quindi il prossimo minimo è 1,2094. A questo punto io devo guardare le candele, la formazione di candele, rossa, discesa, bella, tentativo di salita, doppio massimo, zona di congestione, torna giù. Guardate la congestione, il livello di congestione come sta tenendo. Il livello basso, se questa è la falsa rottura, se adesso mi torna giù e mi rompe questo, da qui in poi, ragazzi, potrebbe anche essere carino aspettare questi 30 pips, 35 pips, con un bel ordine pendente qui, ragazzi, qui scende molto bene, abbiamo una media a 100, ok? Quindi in questa zona qui, sui daily, se io avessi avuto il mercato, allora la situazione che ho sull'H4, H1 ciclica, però ho un mercato, vediamo se riesco a farlo così. Ho un mercato così, tutto rialzista. Mettiamo ancora un pezzo più indietro. Se io derivo, ho qui, ecco così. Io avrei adesso come ultima candela questa qui. Cosa vuol dire? Io derivo da un trend rialzista, tentativo ribassista, nuovo ritracciamento, discesa. Minimi crescenti, in questo punto io non potrei avere lo sviluppo ribassista come adesso nel ciclo H4 o H1. Quindi è chiaro che non andrei a mettermi neanche short, ma forse neanche long, dovrei aspettare, se non so, le dinamiche. Ma vedendo che i cicli sia su H4 che sia H1 parlerebbero una struttura ribassista, io aspetterei, guardate, candelina rossa, io aspetterei di capire la discesa di questa zona. Al limite io posso decidere di mettermi short sul minimo assoluto intraday, che dista solo 8 pips. Allora, per fare questo, vedete che io giro e li giro, però alla fine, per fare questo, tanto guardo sul minuto. Cicli. Partito qui, un ciclo 1 ed è diventato ribassista. Fino a prova contraria, io non ho altre letture. Quindi questo è quello che mi aspetto. Uno, due. Guardate il tentativo del 2 di salire. Adesso chiaro, struttura che ci interessa poco, ma la mettiamo. Un Fibonacci qui. 50% vedete che non ha tenuto niente, beh, quindi non mi interessa. Nuovo Fibonacci sull'ultima espansione è questo. E qui abbiamo qua un attimino un'idea tipo quella di ieri del GBP/Yen. Siamo fermi sul 50%. A questo punto lo short da fare è questo. Bene, e ci siamo. Andiamo a vedere però sul minimo intraday, che ne abbiamo appena parlato, cosa possiamo capire, leggere, vedere su 5 minuti. Minimo intraday è questo qui, dista da adesso 10 pips, entrata short di rottura trend line. Quindi questa è l'entrata short. Quindi io devo favorire il mio sentiment, detratto da una lettura, logicamente, non è che l'ho fatto a caso, non ho lanciato la mattina, è questo. Bene, su 5 minuti però devo anche guardarmi, o salvaguardarmi da questo è il minimo di Gauss, in ogni caso, vedete che il minimo più o meno è questo, e questo è assolutamente il massimo di Gauss. In questo caso il massimo di Gauss non sarebbe neanche questo, sarebbe questo. Ok? Per dirne proprio una. Questo è un doppio massimo di Gauss, ci sta,
Qui sopra non ci deve andare, torna giù, va a farlo in questa zona qui e cerca di tornare su. A questo punto, guardate, Fibonacci, anche qui siamo sul 50%. E qui cos'è? Stessa identica situazione. Da qui in poi mi chiamerebbe un nuovo minimo e entrerei short. Cosa c'è ancora da... Cosa potete vedere ancora all'interno di questo grafico? Cosa c'è ancora da guardare? Dai, vediamo se qualcuno ha scovato qualcosa di importante. La magenta, cosa fa la magenta? Diventa per il bassista. Beh, questo apertura delle borse 9:45, quindi praticamente le borse sono per dire l'apertura è questa, quindi dice la salita ha fatto questa cosa qui. Non la conterei ancora come, no? Aspetterei un'altra cosa. Potrei ancora cominciare a sistemarmi magari una trend line irregolare da questo punto qui, a questo punto qui, a questo punto qui, per esempio. Guardate come ci sta perfetta. Allora la metto qui e anche questa è una mia indicazione, in ogni caso, giusto? Non ne ho altre, a meno che non potrei andare a guardare questo. Cioè, io lo posso fare. Così puoi dire, ok, non, questa non mi soddisfa, non mi dice niente, quindi la tolgo, anche se è una bella posizione di breakout, però questa irregolare, guardate, proprio per lasciarla, visto che coincidono, se no l'avrei presa solo da qui, la lascerei. Allora, però a massimi crescenti e minimi decrescenti. In che senso? Massimi crescenti. Massimi crescenti si vanno a bloccare dopo questo massimo qui. Io ho un massimo decrescente. Allora, però massimi crescenti, minimi decrescenti. No, i minimi sono crescenti in questo caso. Non ho capito. Oppure intendi questi, i massimi decrescenti? Non ho capito, Giuseppe. Un attimino, se le domande, le cose un attimino un po' più con più dettagli, perché se no diventiamo pazzi. Una cosa che ho notato è che dopo una scacchiera passa lunga, sia lunga verde che lunga rossa, poi si formano scacchiere corte e poi di nuovo lunghe. Dipende, Sirio, se le guardi nei time frame giusti. Dipende anche che time frame stai guardando. Chiaro che se guardi l'H1 può succedere meno volte che ci sia, però se guardi 5 minuti, magari di notte ti va in laterale, ti fa una scacchiera molto lunga di cui non c'è. Attenzione ragazzi, che qui ci sta uno shortino, guardate. Pivot, aspettiamolo ancora perché è anche zona di pullback. Dai che vediamo. I minimi... Oh, non ho cliccato, no? I minimi, fammi leggere i minimi. Sì, i minimi nel senso che sono più alti del minimo precedente. Sono minimi crescenti, questi sono minimi crescenti, certo. Ma anche l'orario che ne sui 5 minuti. E ancora non ho cliccato, qualcosa cliccavo per sbaglio. Quindi non ho ancora cliccato, vedete come tiene? Devo avere una rottura sotto questa zona. I 9:45, aspettiamo un attimino con me. Il breakout del minimo assoluto, il dinamico ha dato solo un segnale short esattamente in questa zona qui, quasi quasi qui, non ha dato né segnali long né short, si è fermato. Qui potrebbe essere andato short, ma vedete che non è ancora uscita la linea rossa, siamo all'interno, proprio ancora la giornata ancora, deve ancora formarsi praticamente. Sei short già da ieri, anch'io sono short da ieri. Non ho chiuso ieri, che è un peccato perché questo di poi potevo riaprire oggi, ma va bene lo stesso. Sono short ancora di DAX, lungo termine, e sono short ancora anche di una piccolezza di GBP yen. Vedete che qui si annulla l'analisi 9:46, vedete che non c'è stato la fase. Adesso bisogna capire se questi massimi qui restano tali. Okay? Se non riesce a dare lì sopra, vedete che la campana gaussiana comunque deve chiudere. Eh? E questo qui probabilmente non è il minimo di Gauss perché la campana gaussiana è ancora sospesa. Devo solo capire: 1:21:28 sono le 9:47. Allora blocchiamo questo.
Prendiamo qui sull'H1. H1. Minimo di Gauss è questo, sta partendo. Campana gaussiana magenta. Prendiamo solo questo, il minimo. Non mi piace tanto, eh. Non mi piace più di tanto. Allora, solo che controlliamo sempre qui. Se riusciamo a entrare bene, possiamo cercare di entrare bene. Un attimino solo che vediamo se riusciamo a entrare bene. Allora, 9,47. Allora, 9,47. Guardate la precisione del canale, qua, qua, qua e qua. Quindi, ulteriore rafforza l'idea di questo short qui. Quindi ancora non è niente perché ho ancora tutto lo spazio per arrivare nella parte alta, quindi ancora non ho niente. Sebbene, volendo, potrei anche mettere una trend line parallela a questa. Ah no, ma non mi prende il centro, il centro sarebbe questo, quindi no, non mi piace. Troppa roba. Allora, un attimino che controlliamo se riusciamo a fare l'entrata. Un minuto ancora del cambio di candela. Vi annuncio già che dal 1 luglio fino all'8 luglio, non mi ricordo se era dal giovedì a giovedì, mi pare. I webinar non saranno la mattina, i webinar saranno la sera. Quindi appuntamenti serali, adesso vediamo l'orario, non so, 18-19, vediamo come sono messo, e lì faremo qualcosina in più, dedicheremo un qualcosina alla nuova versione del robot, ok? Magari qualcosa al metodo ciclico. Vediamo, una settimana che i webinar li spostiamo dalla mattina alla sera. Spero che non sia un problema, ma ho un problema che la mattina non ci sono. Ok? Quindi dobbiamo passarli alla sera. Se non ci sei, ci sono le registrazioni. Magari alle 18, non troppo tardi, no? Alle 18, alle 19, così poi vado a farmi una corsetta. Allora 18 va benissimo. Vedo che mi state scrivendo 18, per me va benissimo. 18 è un orario buono. Niente, non è cambiato la candela, non lo fa, quindi io direi di andare avanti perché sennò perdiamo tutto il tempo a guardare. Queste candeline non ci interessano. Allora, però, ancora non è veramente, non ha movimento. Guarda, il ciclo 1 è durato, se è il ciclo 1, 56 è molto lungo per essere un ciclo 1, ok? Quindi la teoria praticamente dovrebbe dirmi che questo qui non è neanche il ciclo 1, questo dovrebbe essere il ciclo 1, questo è un ciclo 2 che diventa ribassista. C'è qualcosa che non mi piace, ok? Devo cercare di capire che questo ciclo che sta avvenendo adesso, se andiamo a contarli, da questa zona a questa zona, voilà, stai fermo, 30, e questo è il ciclo 2. Quindi facciamo un'analisi un po' diversa. Questo è il ciclo 2. Allora, tanto abbiamo un ciclo 1 che è andato a chiudere sotto il 50%, ma di poco, quindi potrebbe essere ancora il risultato di fare un nuovo massimo. L'entrata, a questo punto, io direi di trovare il piercing tra il minimo e il massimo di questa espansione. Quindi il 50% è assolutamente la linea che già vediamo, quindi è perfetto. Guardate, in questa zona qui potrebbe entrare, innescare la fase ribassista. Adesso ho tagliato quello sbagliato. Com'era questo? Si trova dietro così, ok? Rimesso, togliamo questo. Togliamo questo. In questa zona qui, 1, ciclo 2. Penso che sia questo. Quindi se mi parte qui su questo minimo qui su A,
sul minuto, un ciclo lungo, però ci sta anche, però non posso avere un due rialzista, quindi chiaro, devo cambiare la mia analisi. Inutile, ci sta, perché questo qui è un minimo assoluto e deriviamo da una distribuzione che è partita qui, quindi certo che mi chiude. Se non mi vai a finire qui sotto con il ciclo 2, c'è ancora spazio, ma non mi piace più di tanto. L'unica cosa che potrei entrare adesso per capire se veramente devo andare a fare un nuovo minimo è questa zona qui, con una bella trend line ciclica, che è questa. Questa zona qui. Attenzione che il DAX, ragazzi, oggi è la giornata che il DAX, andiamo a vederlo come siamo messi con i tempi. Zona short, zona long, qui siamo nella zona, tra un pochettino dovrebbe ripartire rialzo, quindi stiamo fermi e aspettiamo di capire se rialzo. Oh, voilà cosa ho fatto. Se rialzo, lo metto d'occhio, più o meno questa è la parte centrale, quindi se questa qui è la zona del rialzo che ci sta a questo proposito. Facciamo così. Vediamo se me lo prende. Sì, allora ho fatto un long, perfetto, quindi uso anche l'edging. Un long adesso di DAX per me, ma poca roba, cerco di tenermi, siccome vorrei riuscire a capire che da questo massimo qui, un po' di analisi tecnica, abbiamo questi massimi qui. Quindi se devo andare long, cerco di mantenermi la regola che qui sopra non ci vado. Ok? Quindi un long fatto temporale. Questo long dura un'oretta più o meno. Cioè io lo posso tenere 2, 3, 4 candele a 15 minuti per capire il take profit, ma il take profit, vi dico, è veramente a questione di se mi fa una salita fino a qui, io già chiudo, ce l'ho davanti agli occhi, quindi lo posso fare. Ok, quindi long per me di DAX l'ho fatto nell'altro PC dove non c'è il suono, non ha fatto suono, ma va bene lo stesso, non importa, non dovete credermi, assolutamente no. Arturo, è una domanda che mi hai già fatto sia su Skype e me l'hai già fatta anche per WhatsApp, per Facebook. Non so cosa risponderti. Prova e vedrai. Come vanno i sistemi automatici? Me l'hai già fatta, l'ho già risposto. Non do percentuali, non do statistiche, non faccio pubblicità. Prova e vedrai. Cioè, non ti posso adesso persuadere a fare una cosa che magari non vuoi fare. Se hai l'interesse di capire se funziona o no, prova con un conticino piccolo e il conto, quello che vedi tu, quello da 10K, da ieri, che era il giorno 15, si è aggiunta la undicesima coppia. Ragazzi, 11 coppie operative su un conto. Quindi è buono, sul conto da 10K, sul conto da 1000, il giorno 21 si aggiunge anche su quel conto lì l'undicesima coppia, fino a quando scoppiano, vediamo cosa succede. Fino a quando scoppiano, li lascio, ma non possono scoppiare perché hanno una correlazione pazzesca. Attenzione, se non scoppiano va bene, cioè, se non scoppiano va benissimo, no? Ancora meglio. Ma io sul reale, ti dico la verità, ho già 10 coppie. Ah no, scusa, 9 coppie. Perché sono 10, perché l'euro-dollaro l'ho messo doppio, con due settaggi diversi. No, un conto un attimino un po' più grande, Giuseppe. Ok? Però anche su 10K va bene. Ok? I conti grandi si può veramente giocare, anche magari 3-4 mesi si lasciano andare a regime alto e poi a un certo punto si incomincia a chiudere le coppie, dire ok, questa coppia la lascio solo che non mi compra più, non mi vende più, così prima o poi si chiude. Quindi quando le cose vuoi andare flat, devi incominciare piano piano a chiudere, a bloccare l'operatività, per esempio, se ne hai bisogno di andare flat. Ma andare flat vuol dire anche se in un mese tu hai guadagnato 2000-3000 euro
e alla fine al 31 hai 300 euro di posizioni aperte, puoi anche chiudere e metterti a flat, metterti a zero, considerare il mese con quel guadagno, giusto? Oppure usare il conto come faccio io, come un banco, ma tutti i mesi tiri fuori quello che devi tirare fuori. Va boh, ti ho risposto, no? Comunque, Arturo, quando vuoi, te l'ho già detto anche l'altra volta, se ti sei già scritto, quando vuoi ci si sente a voce, mi fai tutte le domande che vuoi, ok? Posso farti vedere anche qualche performance, ma ti ripeto, non do performance per il futuro perché non le so, non c'ho nessuna, non c'ho niente. GBP yen con la giornata di ieri, dopo la fase di resistenza, ha fatto una situazione rialzista. Io vedo ancora il GBP yen ancora comunque short. È una cosa che io vedo short. Se andiamo a vedere, per esempio, questa zona qui. Notiamo qualcosa, togliamo questo anche se sappiamo che questo è l'errore, ma dà fastidio, magari riusciamo a metterlo di un colore che ci fa meno fastidio. Un rosettino pallido, cosa succede? Vabbè, color prugna c'era scritto, vabbè, adesso. Color prugna è questo, come errore della distribuzione, come distribuzione, come situazione ciclica, situazione ciclica, situazione di trend line, guardate. Tutti questi massimi ed è tornato qui. Quindi questa è una situazione short per il GBP yen. Io non la faccio ancora, però ho caricato il grafico. Non la faccio ancora, però abbiamo questa situazione qui, che da questa resistenza qui il prezzo se ne deve andare giù, no? Sì, quello di ieri no, è stata una piccolezza aperta. Piccolezza, veramente una cosa che non vale neanche, veramente vale neanche parlarne. Ok? La lascio così come fiamma pilota chiamata, ok? Prova a vedere, GBPN era intraday nel minuto, era una cosa piccolina, è sceso bene, l'ho messo è lì. Ancora è poco poco ancora in positivo addirittura, no? Ok, bene, torniamo però, abbiamo GBPN, andiamo sul metodo fascia. Ok. Sì, ma basta chiudere, pagava di più, pagava di meno, è sempre lì la storia, Francesco. Questo è il problema dell'euro-dollaro ancora lì, quindi bene che non l'abbiamo fatto. Aspettiamo il risultato, poi andiamo a vedere GBPN che ho la maschera aperta per cliccare, ma non l'ho ancora cliccato perché abbiamo visto sul time frame H4 questa trend line di resistenza che blocca, giusto? Bene, andando a vedere quella, vado a vedere su H1 del GBPN, abbiamo una situazione long presa ieri dopo che è scesa, che ha fatto questa salita. E incomincia a salire, minimo magenta di chiusura, chiaro che è questo, quello precedente, lo devo prendere anche se quello precedente, però se vado a vedere questo minimo qui è un errore perché il minimo era questo, ok? Quindi uguale, posso segnarmi anche questo, ragazzi, non cambia niente, quindi va bene che sia anche questo. Comunque è partito qui la nuova campana che usa la magenta, quindi non posso fare niente. Vado a vedere, però ricordiamoci che la resistenza è da questa zona qui, quindi avrei un 25 pips di stop loss. Veritieri? Sono veritieri? No, sono assi dal massimo assoluto. Sono 25. Dalla candela di adesso, che è questa, ne avrei di meno. Addirittura potrei cercare di farlo con 15 pips di stop loss. Quindi questo è anche carino. GBP yen, abbiamo una situazione short di metodo fascia. Ah sì, nei webinar serali ricordatemi, anzi me lo so, devo scrivere se mi dimentico, vi presento anche il robot Epicentro che lo potete usare anche soltanto intraday per la gestione. Eh? Allora. L'Epicentro, che è un bel robot che piacerà sicuramente a tanti. Si può fare anche una strategia chiamata ragnatela mettendo tanti tanti epicentri in giro sui mercati, anche usando una coppia sola. Attenzione, questo qui è lo short, eh? GBP yen, attenzione ragazzi, andiamo a vedere però l'H4 come è messo. Ragazzi, guardate, capanna della zona gialla in chiusura sull'H4.
Campana Gaussiana a 16, più grande ancora. Qui è lo short, l'ho fatto su questo mio qui, di una candela lunga. Io cercherei però veramente l'entrata, eccola qui. Eccola qui, ragazzi, siamo pronti. GBP yen per noi. Short adesso per me. Stop loss iniziale, questo. Stop loss secondo. Secondo stop loss è questo. Allora, la cosa vuol dire? Qui entro pesante, metto lo stop loss di 6 pips. Qui entro con un stop loss antidisastro di 17-18 pips. Se il prezzo mi comincia ad andare giù, bene, o metto lo stop a pari o sposto lo stop loss a questo massimo qui. Ok? Ho anticipato un attimino perché questa candela a 5 minuti ha incominciato la sua salita e ha fatto una discesa. Da cosa, come la posso calcolare? Perché sono andato short adesso? Vediamo se qualcuno ha capito l'intento mio dell'occhio clinico che ho. Perché sono andato short senza aspettare il breakout di questa trend line? Perché sono fesso e ho anticipato, no? Dai, ditemi qualcuno. Dai, ragazzi, che lo sappiamo. No, niente di ciclico. Sesto massimo da macchinetta? Cosa c'entra? Che scende, ovvio che scende. Da macchinetta? Cosa vuol dire da macchinetta? Sesto massimo? Guardate, ho cercato di capire se il 50% di questa espansione era il punto da dove sta scendendo. Vedi che c'è una compressione tipica fatta da robot. Dici questa cosa qui? Ah, vabbè, sì. Ma sono più che altro l'apertura delle borse e tutto questo movimento qui. Bah, sì, poi anche non lo sappiamo, quindi possiamo anche andare a speculare che sono state delle macchinette a fare questi massimi. Comunque, ho anticipato un attimino, no? Adesso dobbiamo vedere però se possiamo anche anticipare, visto che la sterlina ieri l'abbiamo fatta. Ma Paolo, fai anche live trading? L'euro dollaro, ragazzi, a questo punto avete notato? Cioè, non io. A confrontarmi che non posso confrontarmi perché purtroppo sono spariti tutti gli altri relatori. Non vedo più nessuno che fa un webinar aperto e lo fa vedere, non c'è più nessuno in giro. Mi hanno lasciato da solo. Sono spariti o avete ancora qualcuno che fa webinar in giro? Io non ne vedo più. Cioè, vedo solo parlare di marketing e tutto il resto, ma di webinar sul Forex attivi non ne vedo tanti. Mi confermate? O sono io che mi hanno cancellato dalle liste perché questo qui viene a controllare. Non ne vedo più tanti, sono spariti gli amici o i nemici, i concorrenti, le mosche che si appoggiano dappertutto, che vogliono vendervi un conto di trading, che vi garantiscono l'America. Non lo so, non l'ho mai sentito, Sirio. Mandami qualche link allora. Ok. Ah, ma mi sa che fa cripto, giusto? È quello delle cripto? Quello delle cripto? Bah, non lo so, non lo conosco. Non lo conosco. Me l'ho già sentito comunque. Niente, vedete, l'euro dollaro si fa spostare, ma non ce la fa perché vedete, dal massimo è sceso. A questo punto l'euro dollaro, da dov'è che si può entrare short? Madonna, guarda quanti iscritti ha. Allora è proprio un po' di marketing l'ha fatto per avere tutti questi iscritti, no? Basta pagare un paio di macchinette di Google, forse. Io non lo so, non so come si fa a ricevere tanti like, tanti iscritti. Certo, se lavora per Google, allora ci sarà un motivo, no? Tutto è possibile, cioè, possiamo avere anche migliaia di follower, però. Questione anche, no? Che a volte ci sono delle pubblicità e ti dicono sì, ti arriva questo soltanto se mi metti il like, già automaticamente implementi la tua pagina. Quindi, no? Niente trading da oggi, sì? Perché non fai più trading? Tanto noi stiamo controllando se possiamo fare l'euro dollaro. Perché non fai più trading, sì?
Vabbè, ah se hai fatto abbastanza questa settimana ti conviene stare fermo. Certo, magari stai fermo fino a venerdì, magari venerdì mattina o venerdì pomeriggio trovi un'occasione ancora, no? Oppure riprendi lunedì, ancora meglio. Attenzione, euro-dollaro. Euro-dollaro che sta cercando, se notiamo da questo massimo qui a questo minimo qui, di rompere anche la zona del 50%. Vedete che il 50% è esattamente dove si è fermato adesso. Ok? Quindi io cerco di venderlo da qui. Esattamente da qui. Esatto, da qui. 1,21,27. Poi andiamo, torniamo sul nostro sterlina dollaro, sterlina yen, quella qui. H1, però io vorrei anche a 5 minuti. Abbiamo fatto l'entrata a 5 minuti, quindi la guardiamo a 5 minuti, vediamo. 10,08. Siamo sull'apertura dell'open. L'apertura del segnale short, comunque di metodo fascia, quindi siamo regolari. Non più dal 38,20, no, 38,20 ha un altro valore. Un altro valore. Allora, io non voglio influenzare nessuno, ma il 38,20 o il 61,8 sono dei livelli di pullback o di pull in. Cosa vuol dire? Se io dovessi adesso andare long, giusto? O dovessi userei come pullback la zona del 38,20 o del 61. Come pullback vuol dire sta tornando giù e torna su. Il 38,20 la stessa cosa, lo posso usare anche come take profit, però come entrate uso il 50%, ma non è una regola fissa, Giuseppe, perché poi tutti fissi che io ho detto questo e deve essere questo, non è una regola fissa. Essendo un Fibonacci, essendo anche una cosa, devi implementarlo nella tua analisi. Io in questo caso qui ho implementato il breakout di questa zona perché praticamente sta incominciando da questa discesa, questa salita, questa discesa, nuovo massimo. Sta cercando di andare giù. Se tu mi arrivi qui, automaticamente mi chiami un nuovo minimo. Stai chiudendo qualcosa. Attenzione. Poi guardo Sirio e mi rendo conto se ne vale la pena subito perché lo guardo negli occhi. Lo guardo negli occhi, poi quando ogni tanto ti dicono clicca qui, mettiti qui, guarda questo prossimo video, guarda quello. Qual è lo scopo di portarti a farti vedere un secondo video? Di farti cliccare ancora, quindi guadagnando dalle macchie di Google. Quindi, se uno perde tanto tempo a fare tutte queste pubblicità, a farsi bei video con tutte le scritte sopra, clicca qua, clicca là, mettimi mi piace, guardi là. A volte, quando è troppo professionale, devo dire che se diciamo che più professionista nell'usare YouTube o Google, che ne so io, che fare trading. Poi non voglio assolutamente, non lo conosco, non lo so, però lo guardo subito, lo smaschero subito. Ok, ma solo analisi tecnica e tutto il resto. Poi me lo guardo comunque. Intanto, se ho dei momenti, me lo metto lì su monitor, lo ascolto, lo guardo, no? Niente, vedete, oggi il mercato che non sa decidere, non sa decidere. Allora andiamo a vedere anche l'USD Yen sta scendendo. Allora, questo qui sono candele H1 o H4? Ah, avevo sbagliato su monitor, 15 minuti, scusate, che me lo risistemo, perché non mi piace l'Eurogold, il DAX è ancora lì, però la posizione è piccolina, me la tengo ancora, non ha ancora finito la sua discesa. Se andiamo a vedere il DAX, lo guardo nell'altro monitor. Se andiamo a vedere il DAX, come siamo messi? Guardate che bello, l'abbiamo presa benissimo. Sì, guardate, giusti, giusti, adesso vediamo cosa succede con questa candelina qui. Va bene, stiamo ancora un po' assieme. Nel frattempo andiamo a vedere il CAD yen, vorrei vedere, niente, questo è bloccato, però intanto abbiamo fatto veramente un bel short. Se noi lo andiamo a vedere qui, abbiamo fatto un bel short sul GBP yen, è stato veramente, sta andando bene, guardate, è bello positivo, quindi
Guardate, già vedendo questa analisi qui mi piace, lo so. Zona di pullback è questa, già questa è il prima zona di take profit, uno già 27 pips potrebbe già andare bene, ok? Va bene, però andiamo a vedere, lasciamola stare, con i nostri 5 minuti come si sta comportando, andiamo a vedere il KDN che aveva cercato la settimana scorsa di scendere, poi è tornato su, vediamo come si sta comportando. Ah, ha rimesso giù la testa, mi ha messo un po' giù la testa, quindi io direi di andarlo a vedere qui. Se è possibile fare qualcosa sul KDN Weekly, ancora questa zona di resistenza, però vedete che la candela Weekly in 3 giorni se la sta mangiando tutta. Nel daily, il take profit al pivot è 1,5498. Di cosa? 1,5498 di cosa? Mi stai chiedendo una conferma, Giuseppe? O cosa mi... Ma non ce l'hai il pivot? Ce l'hai il pivot? Ce l'hai il pivot? Allora, se ce l'hai è uguale al mio, non è che cambia. Ah, per dirmelo, sì, beh, certo, assolutamente. Pivot, però devo anche stare attento che a volte i pivot non mi piacciono tanto. Cioè, devo dire la verità, ci sono momenti dove li devi implementare, momenti no. Però va benissimo leggerli sempre e se hai un buon guadagno, chiuderla sul pivot non è mai sbagliato. Guardate come si sta organizzando il KDN sul 4 ore. Sta cercando di rompere questa zona qui, quindi il prossimo take profit sarebbe questo. Quindi devo andarmelo a vedere veramente bene. Sul daily siamo sotto il piercing di questa candela lunga, siamo qui sotto, stiamo tornando sotto, livello di pullback mantenuto. Quindi a questo punto KDN sui 5 minuti come siamo messi, no, sta andando a fare nuovi minimi, quindi ragazzi, se rompe questo minimo non si fa niente, però si aspetta un attimino, quando mi riparte lo vendiamo da più in alto. Quindi KDN, andiamo a vedere sul 4 ore, sta dando un segnale short proprio esattamente adesso, il segnale del fascia, guardate che bello. Sul 4 ore, sì, stesso segnale. Il KDN, ragazzi, qui non si resiste, il KDN è un'altra bella coppiettina da fare, un altro sortino. Short per me KDN. Allora, short per me KDN, adesso dobbiamo decidere poi il KDN dove metterlo con lo stop loss, perché... A questo punto però lo stop loss me lo vado a vedere. Tanto guardiamo un attimino GBPN. Eccolo qui, guardate. Ne abbiamo presi. Ma Paolo, fai live trading? Guarda che ogni tanto mi arriva una o due volte alla settimana e dico, ma non c'è più live trading al pomeriggio? Io lo faccio mattina, pomeriggio e sera. Sono sempre attaccato che faccio webinar. Ragazzi, non è che sia una strapaga che devo fare 3 webinar al giorno per vivere, assolutamente no. Quelli che faccio la mattina, addirittura mi sono accorto che quello del venerdì è un webinar che non è contropagato, però è uguale, non importa, lo faccio lo stesso, non rientra mai nelle fatture che mi mandano, però va bene lo stesso, non è quello, lo faccio volentieri, no? Però fai live trading? Cioè, questo è live trading, no? Comunque il pivot lo andiamo a vedere subito, che è questo qui. La zona, prima zona di vedete, sta mettendo anche un istogramma rosso. Pivot 1,5498, quindi è giusto, no? Vedi, possono anche variare. Io ho 54,98 e 10, tu invece hai 1,58 e 98, cioè 1,5498, più o meno lì, manca un decimi di pips, non c'entra niente. Comunque vedete che sta avendo successo questa entrata ha avuto il suo successo. A questo punto ci manca, dopo che abbiamo fatto KDN, GBPN, short, ci manca capire l'euro dollaro. Ahia, l'euro dollaro aveva fatto il suo segnale, quindi a questo punto aveva avuto questo segnale, si è fermato al 50%. Guardate, ed è una cosa. 1,54, 98, 10. Sì, va bene, più o meno quello. E da decidere il take profit ora di cosa? Di KDN o di cosa? Di GBPN? Io sto cercando di capire dove entrare sull'euro dollaro, altro che. Però va bene, andiamo avanti. GBPN, il take profit facoltativo. Sul pivot è già una buona cosa, però devo anche capire che se arrivo al pivot. Allora, sapete cosa frega il trader che non è forte, non ha un'impugnatura forte. Allora, se tu sei un delinquente, ok?
La questione del delinquente, che magari il delinquente, prendiamolo dal punto di vista che pensiamo al delinquente armato di coltello, ok? Non al delinquente che si vanta di avere una pistola nel taschino. Perché faccio questo esempio? Perché il delinquente con la pistola sul taschino, se ti vede a 20-30 metri, se gli va, ti spara e ti va fuori lo stesso. Invece, il delinquente tanto il DAX che sta prendendo la salita, guardate il tempo, eh? Il delinquente invece che ha il coltello deve aspettarti vicino, giusto? Ma cosa succede anche in questo caso? Cosa deve avere il delinquente che impugna il coltello? Deve avere un'impugnatura forte, una stretta di mano forte, perché se sei bravo ma hai la mano molle, che ti sfugge tutto dalle mani, non sei un bravo, giusto? Questa qui è la stessa cosa che deve avere il Treda, ok? Cioè non puoi da lontano vedere le cose, le devi vedere da vicino, perché da lontano sono capaci tutti, no? Quindi, da lontano, se io ti dico che ieri o l'altro ieri, che non so io, il CAD yen era ribassista, rialzista, e perché sono andato a vedermelo prima di avviare la registrazione, chiaro che ti dico, sì, ieri era bello, si vedeva questo. Questo è il delinquente col fucile, che da lontano te le sa dire le cose, ma quello che ti avvicina, sei tu, Treda, sei quello che deve impugnare, deve avere l'impugnatura forte. Quindi prima di fare il trade, devi praticamente avere una ragione per farlo, ok? Essere sicuro. Bene, quindi a questo punto, per avere un take profit, cosa devo andare a vedere? Devo vedere la reazione del grafico. Se andiamo a vedere, intanto questo Fibonacci qui, ha rotto le scarpe, non ci serve. Ok? Questi segnali qui li togliamo e puliamo il grafico. Abbiamo le campane gaussiane magenta in chiusura. Campane gaussiane magenta, guardate che poi stesso giochettino, questo lo copiamo. È questo. Minimi di Gauss, quindi campane gaussiane una, anche se è molto lunga. 2, ci sta, uguale, non ci interessa anche se finiva qui. Possiamo fare anche così e implementare questo come errore, ma non ci interessa. Un minimo di Gauss, uguale, 1 e 2. Adesso siamo nel 3. Quindi già qui possiamo capire che siamo ribassisti, perché ciclicamente sei così, zac, 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 zac. Quindi a questo punto tu stai già chiudendo. Stai chiudendo qualcosa. Questa qui che sta facendo adesso è già una zona di take profit comunque, perché se dobbiamo andare a implementare, e facciamo così, mettiamo un canale e lo mettiamo al centro, così. Guardate, questa è la parte centrale, però c'è il pivot di mezzo, quindi assolutamente il pivot vale la pena aspettarlo, ok? Campana gaussiana magenta che deve cercare anche il max gauss. Il max out lo potrebbe anche cercare qui. Non ti sbilanciare troppo, Francesco. Va bene, dai. Quando poi farai le posizioni a 2-3 lotti, io la posizione più grande che ho fatto, se ho pensare, guarda, non mi viene in mente, ti direi una ventina di lotti, la più grande che ho fatto, singola. Poi posizioni accumulate, arriviamo anche ai 40 lotti, anche i 40 e passa lotti. Accumulate, eh? Quindi vuol dire che ci sono a volte anche operazioni che erano già in positivo, ne ho aggiunte altre, quindi non è detto che questi 40 lotti sono stati fatti tutti per andare in positivo o per recupero. Quando sei in guadagno di 3-4 mila euro, ti conviene fare un'altra operazione a due lotti. Ma alla fine, mal che vada, chiudi con più 1000 o più 500, ma comunque te ne esci bene. Però quando te ne esci bene con 40 lotti che ti vanno nella direzione giusta, in un trade o in una giornata, ti porti a casa, no? Ti porti a casa macchina e garage. Ciao, perché? Ah, ciao, 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 intendi dire ciao, ciao. Sì, questo è lo scopo del trading fatto con le posizioni pesanti, è quello, cioè non hai un target d'arrivo.
Allora, attenzione, cioè non hai un target prefissato. Attenzione, l'euro dollaro, ancora dobbiamo fare lo short di euro dollaro. Avete notato? Abbiamo fatto KDN in short, GBP yen in short, ma l'euro dollaro non ce lo fa fare e non mi fa neanche cliccare. Quello è, non mi fa cliccare. Questo mi dà un po' di fastidio che non me lo fa cliccare. Allora. Dai, che ce la facciamo, eccolo qui. Abbiamo anche l'euro dollaro in macchina. Aspettiamo un attimino, vediamo se riusciamo a farlo. 23 si potrebbe anche cominciare a fare. Com'è la candela K1? Sì, ok. Attenzione, per me l'euro dollaro, tra un pochettino lo clicco. 21 e 28. Non ti piace l'euro dollaro? L'H1 l'ho appena guardato. Ricordiamoci sempre che noi comunque deriviamo da questa espansione qui e abbiamo questo 50% qui che ha già sfondato. Quindi siamo adesso nel 38. Questo che ti volevo dire, vedi per esempio, questo è l'esempio giusto che ti volevo fare, che potrei aver fatto adesso. Fibonacci, 50% è questo, ok? 50%, vabbè. 50%, ok? E questo che ritorna su è il 38,20, quindi questa qui è una zona di pullback, per esempio. Quindi in questo caso vale la pena usare il 38,20 come entrata. Quindi anche questo è interessante. Vedi, Giuseppe, come si calcolano i livelli. Andiamo qui di nuovo. Manca un minuto il cambio di candela. Con il prossimo candela io entro, con il prossimo minuto entro. Sui cicli è un po'. La partenza è stata questa un po' piatta, devo dire la verità. Questo è il ciclo 1 su H1. Poi lo andiamo a vedere ciclicamente, però attenzione perché voglio entrare, voglio entrare. Voglio entrare. Un minuto, cambio di candela, ragazzi, voglio entrare. Attenzione, cambio di candela avvenuto. Cambio di candela avvenuto, attenzione, attenzione, nessuna spike di palloncino. Non mi piace, però attenzione, sto per entrare. 10:25, eccola, perfetta, perfetta, dai che mi fai la spike palloncino. Questo è bello, questo è bello. Per me adesso, vedete, questo è fare trading. Ma Paolo, fai ancora live trading? Non vi sto facendo vedere performance perché logicamente le faccio in diversi conti, non ha senso. Sono veramente posizioni non da capogiro, non vale la pena. Comunque, l'ho fatto lo short adesso dell'euro dollaro. Lo stop loss per l'euro dollaro l'avevamo visto prima. Che nei migliori dei casi è da andare a vedere, attenzione qui comunque il DAX che lo teniamo monitorato, è da andare a vedere su livelli di, attenzione, euro dollaro, CAD yen, euro dollaro, GBP yen, tre short fatti stamattina. Allora, CAD yen guardate che bellino, però guardate l'euro dollaro, lo stop loss praticamente io lo andrei a mettere sul massimo intraday che è questo, quindi pochi pips. O sul massimo di ieri, che sono anche pochi pips, cioè alla fine è tutto quanto ristretto. Quindi il bello dello stop loss in questo caso, che veramente anche se lo metti qui, non stai rischiando tanto, rischiando una ventina di pips, oppure sul massimo di adesso stai rischiando una decina di pips. Ok, però se vai a vedere, l'entrata è stata fatta veramente bellina. Andiamo a vederla di nuovo, poi vi passo sui cicli. Andiamo a vedere i cicli di nuovo, l'euro dollaro, che non mi ricordo se li abbiamo fatti, sì, ma non
dare un occhio. Ok, questa è la bella entrata sui 5 minuti. Poi siamo entrati in una situazione rialzista su una campana gaussiana che deve chiudere. Questo non è assolutamente il minimo di Gauss, o sarà un errore. Quindi può proiettarsi veramente in avanti. Quindi non mi stupirebbe nuovi mini, però l'idea è anche di prendere profitto. Questo è un canale di compressione. Vedete che io ho segnato su questi massimi qui e su questi minimi qui, quindi praticamente questa è la compressione. Se mi rompi questo, dovrebbe partire a ribasso. Ok? Vabbè. Lasciamolo correre, poi vediamo e andiamo a vedere i cicli, poi vi lascio. Dax, ancora lì. Allora, sui cicli, sul minuto abbiamo mantenuto la regola del ciclo 1, la regola del ciclo 2 che ha fatto un nuovo massimo. Volendo, potrebbe essere anche questo ciclo 1, sì, un po' tirato, però lo è. 1, il ciclo 2 però finisce qui con fratalità, e quindi da qui in poi, sul minuto, da qui diventa un ciclo 2 ribassista. Eccolo qui, questo qui è un altro short. Questo è l'accumulo. Questo è l'accumulo. Hai fatto su un ciclo 3 probabilmente una fase ribassista. Quindi adesso non tenerli tutti gli short, Paolo, però se arriva il pivot, il primo short, magari puoi incominciare a chiudere i primi due o tre short, no? Quindi questo è quello che mi aspetto anche sulla ciclica sul minuto. Se andiamo a vedere la campana gaussiana, per essere frattali con tutti i metodi, vedete che la gobba più alta è questa, questo è il max gauss. Quindi devi scendere. Ci sta o non ci sta? Ci sta, no? Guardate. Oggi webinar abbastanza importante. Euro-dollaro ciclicamente qui chiude un ciclo 1 e qui siamo nel ciclo 2, fino a prova contraria. Ciclo 2 che parte. Fatemi vedere, l'ho fatto partire qui perché avevo fatto ieri una Y, è un 1 che finiva qui. Questo che cos'era? La ripartenza di un ciclo? No, assolutamente non ci sta, ragazzi, non ci sta. Io devo ritornare nei miei passi e dirvi che questo qui è il ciclo 2, perché se lo faccio partire da qui o da qui, no, non ci sta. Questo è l'1, questo è il 2. Ok, quindi 2, poi se qui parte la Y, quindi da questo punto qui 1,20,92, questo parte da qui un altro ciclo che è il ciclo 2. Dopo un ciclo 1 ribassista, un ciclo 2 dovrebbe diventare ribassista. Quindi a questo punto penso di aver fatto la scelta giusta di entrata. Si è un po' bloccato il KDN, andiamo a vedere. Sì, ma lo super scalping, come mi hai scritto tu, che tanto più, non è che esista più di tanto lo scalping ancora, perché purtroppo non è più facile fare lo scalping, però accumulando con una bella decisione così io comincio a chiudermi le operazioni, si sta bene, no? Perché lo scalping non c'è più? Allora, Francesco, una volta, io essendo 20 anni, 19 anni che faccio queste cose qua, una volta c'erano dei broker, le regolamentazioni erano diverse. Quindi esistevano broker che avevano regolamentazioni anche veramente russe o che le regolamentazioni che non c'entravano niente, che costavano solo un timbro 1000 dollari all'anno. Quindi un broker con una regolamentazione di 1000 dollari all'anno non c'entrava niente. Poi non erano controllati, bastava un sito che era un broker e via. E adesso sono tutti più controllati. Essendo controllati, come fai ad avere una licenza da broker? O hai 5, 6, 7, 8, 10 milioni di dollari o di euro fermi congelati in una banca per garantire il pagamento ai clienti, ok? Oppure ti appoggi a un provider di liquidità. Quando un conto è liquido a mercato, se tu guadagni e se tu perdi, o perdi i tuoi guadagni e vanno a finire nel mare di soldi del mercato, o se guadagni, vengono pescati dal mare di soldi del mercato quello che hai guadagnato, ok? Però la differenza è che una volta facendo che sì, che sfruttando il 90-95% dei trader che si bruciavano i conti, i broker, non fasulli, ma i broker che speculavano sulle perdite del cliente, ti mettevano a circolo virtuale di mercato, quindi
Se tu guadagnavi, erano loro che dovevano mettere le mani in tasca. Se tu perdevi, si mettevano i tuoi soldi in tasca. Avendo un conto virtuale, potevano decidere di darti lo spread a zero, quindi fatti pagare veramente poco, spread a zero per l'euro-dollaro e poi magari qualcosina sulle altre valute, che poi ti fregavano comunque un po' di slippage quando chiudevi le operazioni, non è che era da 0 a 0 lo spread, però ti offrivano uno spread veramente combattivo, magari anche un 0,3, quindi 0,3 decimi di pips, quindi se entravi e entrava bene in operazione, dopo poco era già positivo. Quindi queste cose qui erano per fare scalvi. Adesso se fai scalvi ne hai già un pips e mezzo di entrata, diventa un po' difficile farne due. Se ne paghi più di uno e devi guadagnare minimo due per coprirti la spesa, è già difficile perché se poi ti va un po' contro o non riesci a chiudere bene, non è più scalping, scalping. Quindi lo scalping è una parola che viene poco usata. Una volta si usava tantissimo perché tutti avevano l'idea di, ah, io entro, prendo, faccio i soldi veloci, non c'ho tempo, guarda. E quindi usavano per fare il marketing, il broker faceva queste cose qui, scalping qua, corsi di scalping da tutte le parti per attirare gente, ma ormai non ne parla più nessuno. Infatti io uso molto parlare di intraday stretto, ok? Non di scalping, ma di intraday stretto, ok? Bene, quindi euro-dollaro fermo lì, quindi per fare questo adesso controlliamo ancora l'ultima di euro-dollaro, se come si è messo, tanto poi guardiamo anche il DAX, ho già cambiato, no, ok, vediamo subito, eccola, questa pagina blu, ok, abbiamo l'euro-dollaro sul minuto, su un ciclo 3, già ha fatto una fase ribassista, quindi deve andarmi a fare un nuovo minimo. Volendo, se qualcuno non gli piace questo trade, si dovrebbe stoppare qui a questo punto. Se il trade non ti soddisfa ancora, non ti piace, io lo lascio correre. Poi però andiamo a vedere la situazione CAD-Yen e la situazione sterlina-Yen, e poi io vi lascio che sono le 10:34 e oggi abbiamo fatto un po' di live, no? Anche se non le abbiamo ancora chiuse. Allora, anche l'euro-Yen, vorrei vedere l'euro-Yen. Eh sì, l'euro-Yen anche oggi, sì, sta scendendo bene l'euro-Yen. Mi sta adesso, vi faccio anche, andiamo a vedere anche l'euro-yen perché sono tante le cose. Intanto, ragazzi, per il CAD-yen abbiamo presa bene il CAD-yen, no? L'abbiamo presa bene? L'abbiamo presa guardando l'outlook weekly con questa situazione qui, no? Sui 4 ore, guardate. Breakout di questa trend line, target 89 e 83. Se poi andiamo a vedere, però, qui target, il primo target è il pivot. Andiamo a vedere il secondo pivot, 89,91. Guardate, se rompendo questo, sono bei 28 pips da gestire. Ok, quindi KDN, abbiamo anche il segnale short di metodo fascia, la campana gaussiana. Gialla è partita su questo minimo qui, più o meno, quindi abbandonata dal minimo al massimo, vedete che sta tornando giù e si è avvicinata al minimo, quindi a questo punto qui io penso che mi andrà a fare anche un nuovo minimo. Guardate anche il segnale fascia, era perfetto con l'analisi tecnica, uguale, uguale, uguale. Quindi se mi rompe anche questo minimo qui, io il take profit lo metterei in questa zona qui. Ok? Quindi KDN, posizione andata bene per il live. Fai live trading? GBPN, abbiamo fatto lo short, anche qui guardando diverse dinamiche, guardate. Bellissimo, c'è cioè bellissimo, su 5 minuti bello, sull'H1 guardate il canale, quindi take profit, se non è il pivot, che mi sa che scenderà fino a questa zona qui, vorrebbe dire una sterlina debole, quindi vuol dire una sterlina debole contro lo yen, vuol dire anche una sterlina debole contro il dollaro, quindi va bene anche questo. Bene, quindi abbiamo fatto anche questa operazione short. Abbiamo fatto lo short di euro dollaro con diverse dinamiche. Io penso che sta andando più che bene. Guardate, sta arrivando al pivot. Ok, poi però andiamo a vedere, lo guardiamo prima qui. L'euro dollaro lo andiamo a vedere perché mi interessa. Eh sì,
Allora, weekly siamo lì, daily abbiamo questa candela a crocetta messa lì così, sui 4 ore. L'abbiamo già visto sui cicli. Ah, sei andato solo su GBPM? Va bene. Eccolo qui, attenzione all'euro-dollaro, ragazzi, attenzione. Pivot, 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 pi, 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 suona tutto, pivot, pivot. Houston, chiudiamo? Aspettiamo un attimino perché ha rotto anche il canale, ragazzi, qui è interessante da capire adesso l'evoluzione dell'euro-dollaro sui cicli, potrebbe, eccola qui, mi sa che scende bene, ragazzi, non mettete ancora, io non ho ancora chiuso. Dai, dai, Non vuole. Ai, ai, ai. Pivot, vedete come respinge sul pivot? Manteniamo la calma. Manteniamo la calma. Poi, ragazzi, io vedete, magari nei webinar serali potremmo fare anche un po' di questa roba qua, così magari porto avanti con voi questa cosa qui. Il DAX, la posizione long del DAX sulla zona temporale. Hai visto? Ci sta o non ci sta? Sirio, hai visto? Gli indicatori ancora non ci dicono niente, li ho lasciati lì così, poi quando ci avrò un po' la testa libera faremo altre cose. Guardate il DAX, è arrivato sulla zona temporale long. Non mi aspetto un nuovo massimo rispetto a questo, eh. Quindi già arrivando su questa zona qui per me è già pronto. Il tempo è fondamentale per il trading, sì, fondamentalissimo per il trading. Sì, Sirio, sì. Non è male l'idea. Sì. Magari prendiamo un periodo di tempo dove siamo con la testa bella libera. Adesso se hai tempo, allora fallo. Allora, tutto è positivo. Euro-dollaro positivo, CAD-Yen positivo, GBP-Yen positivo. Io, ragazzi, io direi che a questo punto stiamo andando bene su tutte le coppie che abbiamo scelto. Non abbiamo visto il CAD yen, non abbiamo visto l'euro yen, però l'euro yen sta dando adesso un segnale short. Io andrei a vederlo nell'outlook weekly per darmi un'idea di come siamo messi. Ragazzi, tra un po' di tiro chiudo anche il long del DAX perché sono short con altre operazioni, quindi questa è solo una controoperazione fatta veramente sul tempo. Andiamo a vedere questa, cioè solo per dimostrarvi come uso io il DAX, che poi mi dicono il DAX come lo tradi. Questo qui è il mio DAX per il momento. Allora, Euro Yen Weekly, abbiamo una zona di pullback, di una zona di entrata, non ci dice niente però siamo ancora short, a livello short della banda di Bollinger, quindi questa candela qui di oggi, di questa settimana, potrebbe cambiare la direzione. Andiamo a vedere, candela di ieri, di lunedì, candela di ieri, praticamente nulla, la vediamo che è un po' con una croce, e sul 4 ore. Sul 4 ore, siamo in una campana gaussiana in chiusura qui, no, il 4 ore qui non mi dice niente, andiamo a vedere però, attenzione, attenzione ragazzi che l'euro-dollaro sta rompendo il pivot, quindi ho fatto bene anche a non toccarlo, eccolo qui, ancora posizione tutti in S e non ho toccato niente, perché rottura del canale, rottura del pivot, bellissimo, bellissimo, guardate, CAD-Yen, GBP-Yen e euro-dollaro. Tutte e tre in positivo. Bene, poi andiamo a vedere sull'euro dollaro, sull'euro yen, sul metodo fascia, lo mettiamo a 4 ore così abbiamo un risultato un po' più decente. Campana gaussiana gialla, probabilmente è questo minimo qui. Quindi anche questo è da tenere conto perché se mi rompe questo minimo qui, allora si corre al ribasso. H1 sta dando un segnale short adesso, con questa candela di adesso. Deriviamo però da un minimo, guardate qui, adesso anche per tutti i metodi fascisti. Fascia. Perché si dovrebbe entrare short già sulla rottura della candela precedente senza aspettare un istogramma, un secondo istogramma rosso? Dimmelo tu, Peppe, vediamo se hai capito.
Perché si potrebbe entrare adesso senza aspettare che mi faccia la prossima candela H1, che quindi è un altro segnale rosso? Perché posso entrare già adesso? Dai, dai che lo sai. Beppe, perché è sul minimo precedente? Ma cosa vuol dire il minimo precedente? Cosa ti dice? Te lo dico io, però c'è sui video, sul corso, c'è anche. E si chiama anticipando il metodo fascia. Cosa vuol dire? Questa zona qui, questa candela qui, che adesso è tornata verde, è tornata verde perché ha fatto questa spike. Quindi vuol dire che questa spike, che questa candela, questo istogramma verde era rosso quando era ritornato qui. Quando ha chiuso qui, chiaro, l'istogramma è ritornato verde, però noi sappiamo che già in questa zona qui era già rosso prima, come se io adesso potessi immaginare, c'ho anche la penna rossa, potessi immaginare che questa cosa qui c'era un istogramma rosso, che non c'è il verde. Quindi con questa posso già fare anticipare lo short. Ok? Perché posso anche anticipare lo short? Ecco, vediamo cosa mi dite adesso. Oggi webinar, dovete avere la mente lucida per tutto. Guardate, questo qui è un minimo, il minimo magenta, quindi il massimo magenta, quello precedente è questa zona qui, lasciamo stare il doppio massimo, e questa qui è la zona del minimo di Gauss. Ci sta, eh? Quindi questa è la prima, è la campana gaussiana magenta sul time frame H1, è questa. Sto facendo la seconda, e se notate, sto rompendo il minimo della campana gaussiana magenta, quella che è adesso in atto, perché questo minimo qui è quello precedente. Ok? Ci sta o non ci sta? Perfetto. Quindi, poi cosa c'è ancora da vedere? Cosa c'è ancora da vedere? La media A 48, siamo sotto la media 48, quindi probabilmente il max Gauss l'ha già trovato, sarà questo, non sarà questo. Quindi questo era un errore. Se la campana gaussiana magenta continua a chiudere all'interno di quella gialla, il gioco è fatto, no? Quindi anche questo è da marcare, se volete, come entrata short di ROI. Adesso io non la faccio perché ne ho già altre aperte. Va bene? Va bene, per oggi io vi lascio. L'aerodollaro ha rintracciato dal pivot. Guardate, ha fatto questo scherzettino. Non prendo paura perché secondo me tra pochettino scende ancora. GBP yen è quasi arrivato al pivot. Pivot, pivot, GBP yen è quasi arrivato al pivot. Sì, vedi, sta scendendo bene, quindi sta scendendo bene. L'entrata è stata fatta perfetta. Anche qui vedete la campana gaussiana è diventata ribassista da qui. Quindi ragazzi, tutto a posto. Grazie a tutti della partecipazione. Ci si sente domani mattina alle 9:15. Ciao a tutti, ciao ciao. Grazie a voi, ciao.